Nutrinform contro Nutri-Score. E già vi immaginate una scena da guerre stellari. Ma no, rimaniamo sulla Terra. Oggi parliamo di alimentazione. In realtà un conflitto in atto c'è, ma va spiegato bene. Punto 1. Chi sono? Nutrinform e Nutri-Score sono due sistemi di etichettatura di prodotti alimentari. Oggi nessuno dei due è obbligatorio, anche se già li troviamo su molte confezioni. Allora dove nasce il dissidio? Nasce dal fatto che la UE vuole una sola etichetta per tutta l'Europa, entro il 2022. Punto 2. Vediamo nello specifico questi due modelli. Il Nutri-Score nasce in Francia e dà voti dalla A alla E. Ci sono i voti e ci sono anche i colori. Verde è indicare un alimento salubre, rosso per quelli meno salutari. Da queste colorazioni nasce la definizione di etichetta a semaforo. Nutrinform invece è tutto italiano e possiamo definirlo come un sistema a batteria che contiene informazioni nutrizionali per singola dose, in rapporto al fabbisogno giornaliero consigliato al consumatore. Quindi c'è ancora una volta un match Italia-Francia e fa già discutere. Per esempio i consorzi Parmigiano-Reggiano e Grana Padano hanno già detto il loro secco no al sistema a semaforo. Per loro è ingannevole e svalorizza i prodotti DOP. Qui però serve un ragionamento e chiediamo aiuto al prof. Perché si sente l'esigenza di etichette così? Che valore aggiunto offrono? Un sistema che dia un'informazione chiara, sintetica e scientificamente affidabile sulle componenti nutritive di un alimento è un grande passo avanti per la salute dei consumatori, soprattutto per le generazioni più giovani, che notoriamente sono più attente alle componenti nutritive di quello che mangiano. Eh sì, perché quello che sta cambiando, soprattutto nelle generazioni più giovani, è l'attenzione non solo a quello che si mangia, ma anche al corretto bilanciamento delle componenti. Punto 3. Siamo di fronte a una nuova alfabetizzazione del consumatore, che per fare quelli che la dicono in inglese potete definire consumer literacy. Questa attenzione alle etichette dipende da una volontà di maggiore conoscenza. Ok, quindi siamo dentro una cornice fatta da molti fattori positivi, ma esistono rischi di abuso di queste etichette dal lato delle aziende o degli stessi consumatori? Il problema del Nutri-Score è che la metodologia su cui si basa è considerata da più parti della comunità scientifica troppo grossolana. Il Nutrinform Battery, la versione italiana, è più completo, ma forse più difficile da leggere. In entrambi i casi il rischio è che i consumatori non imparino veramente che cosa sia una dieta sostenibile e sana. Per i produttori il rischio è che alcuni prodotti vengano sommariamente condannati come non salutari. Il fatto che oggi ci sia fame di conoscenza e consapevolezza sul cibo ci piace, ma attenzione come sempre però, tra Nutrinform e Nutri-Score l'importante è che vinca sempre il nostro senso critico.